La chiave di svolta del match tra Molfetta e Brindisi arriva al minuto 35 del primo tempo. Sotto di una rete, mister Danucci fa esordire il neoacquisto Felleca. I brindisini pareggiano dopo tre minuti, poi lo stesso Felleca si toglie la doppia soddisfazione del gol del vantaggio a fine primo tempo e l'assist per la terza rete firmata da Macco ad inizio ripresa. E anche grazie al fantasista campano che il Brindisi espugna il Paolo Poli di Molfetta con il punteggio di 2-3, situazione complicata per Bartoli. All'assenza di Coratella si aggiunge quella di Vivacqua, infortunato, mentre Leonetti non è al meglio e sempre 3-5-2 in avanti c'è Tedesco. Montinaro ha salutato la compagnia in settimana. Dall'altra parte Ciro Danucci schiera il 4-2-3-1 e fa partire dalla panchina il nuovo arrivato Felleca. Inizio di studio ed equilibrato per sbloccare il match. Ci vuole un episodio che arriva al 16esimo. Fucci entra di forza in aria e viene atterrato e calcio di rigore. Dal dischetto Longo sigla la rete del vantaggio per i padroni di casa. Brindisi che reagisce ma non incide. Al 28esimo la punizione di Mancarella si spegne sul fondo. Un minuto dopo lo stesso Mancarella viene stoppato in aria da buona posizione. Al 33esimo ci prova D'Amacco con una volée, palla alta, serve qualcosa in più e Danucci al 35esimo mette dentro Felleca al posto di Mancarella. Il neoentrato alimenta subito al 36esimo l'azione che porta Stauciuk alla conclusione, para Crispino. Al 38esimo la difesa del Molfetta, ingenua, regala l'occasione al Brindisi. Danna riporta il punteggio in parità, padroni di casa che accusano il colpo. Al 42esimo proprio Felleca realizza il 2-1, abile a fiondarsi su un pallone sporco in aria. All'intervallo il Brindisi ha ribaltato il risultato. Alla ripresa si apre con il tris degli ospiti, minuto 9, Felleca in possesso, serve al centro D'Amacco che ringrazia e mette dentro la palla del 3-1. Brindisi in festa ma il Molfetta non ci sta. Al 13esimo Manzo si fa vedere con la specialità della casa, botta da lontano. Vismara si distende, Brindisi che abbassa troppo il baricentro e al 16esimo i padroni di casa accorciano le distanze con Fucci, sassata sotto il montante e 2-3, partita ancora viva e che al 20esimo vive un nuovo episodio, calcio d'angolo per il Brindisi, in aria cade a terra Colaci, colpito a palla ferma, l'assistente dell'arbitro ha visto tutto, rosso diretto per Esposito che lascia il Brindisi in 10 uomini, inizia l'assalto del Molfetta, caccia del pari ma le occasioni stentano, al 23 Colaci mette dentro un cross velenoso che attraversa tutta l'area, nessuno ci arriva. Infine al 40esimo Tedesco di testa sotto porta non riesce a mirare lo specchio, palla sul fondo e questa l'occasione più importante per il pari. Il Brindisi gestisce bene il cronometro e porta a casa tre punti pesantissimi, 2-3 il finale dal Poli. Nel prossimo turno il Molfetta giocherà a Nocera Inferiore, scontro diretto per lasciare la zona rossa. Brindisi che affronterà in casa il Nardò.